Pace e bene a tutti, bentrovati anche oggi, 8 febbraio, ricordiamo Santa Bachita, ascoltiamo la sua vita. Santa Giuseppina Bachita nasce nel Sudan nel 1869. All'età di circa 9 anni venne rapita e venduta a mercanti di schiavi. Bachita fu il nome datole dai rapitori e vuol dire fortunata. Iniziarono per lei anni di privazioni, frustate e passaggi da padrone in padrone. Venne sottoposta anche ad un rito tribale cruento, 114 tagli inferti col rasoio lungo il corpo e poi trattati col sale per evidenziare le ferite. Lei stessa annoterà in un suo manoscritto, custodito nell'archivio storico della Curia Generalizia delle Suore Canossiane di Roma, «Mi pareva di morire in ogni momento, senza nemmeno una pezzuola con cui asciugare il liquido che continuamente usciva dalle piaghe semiaperte per il sale». Giunse finalmente alla sua quinta compravendita. Con Callisto Legnami, un agente consolare italiano, terminarono per lei 10 anni di torture e umiliazioni. Bachita indossò finalmente un vestito. A causa della rivoluzione mahdista, l'agente lascerà Khartoum per tornare in Italia. Portò con sé Bachita, che regalerà ad una coppia di amici di Mirano Veneto e per 3 anni diventerà la bambinaia della loro figlia Alice. I coniugi Micheli le proibirono di frequentare la chiesa. Di questo non era d'accordo l'amministratore della casa, illuminato Cecchini, che al contrario dei Micheli fu un fervente cattolico, intenzionato a convertire la giovane ragazza. La mamma della bambina, Maria Turina Micheli, dovendo raggiungere l'Africa, decise di mandare la figlia e la bambinaia in un collegio diretto dalle suore canossiane di Venezia. Dopo circa 9 mesi, la donna rivendicò i suoi diritti sulla bambinaia, ma lei, che nel frattempo aveva studiato catechismo e si stava preparando a ricevere il battesimo, si rifiutò di seguirla in Africa. Sul diritto di proprietà della signora sulla schiava, intervennero sia il patriarca di Venezia, Domenico Agostini, che il procuratore del re, il quale la dichiarò libera. La legge italiana, infatti, vietava ogni forma di schiavitù. Per Bachita inizierà una nuova vita. Il 9 gennaio del 1890 riceverà il battesimo, poi la cresima e la comunione, e le verrà dato il nome di Giuseppina Margherita Fortunata. Entrerà nel noviziato delle canossiane. Il cardinal Giuseppe Sarto, il futuro Papa Pio X, le dirà: «Pronunciate i santi voti senza timore. Gesù vi vuole, Gesù vi ama. Voi amatelo e servitelo sempre così». Nel 1896 pronuncerà i voti. Suor Giuseppina si occupava anche delle missioni. Conquistava la gente con la sua bontà, la sua gioia e la sua fede. I bambini la chiamavano la suora di cioccolato. Lasciava a tutti questo semplice messaggio: siate buoni, amate il Signore, pregate per quelli che non lo conoscono, sapeste che grande grazia è conoscere Dio. La sua vita, la sua storia, erano gli argomenti con cui iniziare i suoi incontri, nei quali parlava della infinita bontà e amore di Dio, che l'avevano resa libera e cristiana. Disse un giorno: «Se incontrassi quei negrieri che mi hanno rapita e anche quelli che mi hanno torturata, mi inginocchierei a baciare loro le mani, perché se non fosse accaduto ciò, non sarei ora cristiana e religiosa». Visse le due guerre mondiali. Nella prima prestò soccorso a soldati feriti e ricoverati negli ospedali e alla gente provata nell'animo. Questa esperienza la rafforzò nello spirito. Diversamente dalla esperienza della Seconda Guerra Mondiale, ne uscì provata nel fisico. Era ormai grande di età. Stava per festeggiare il 50° di vita monastica. Un'artrite deformante la obbligava ad usare il bastone per camminare e poi
ad usare la sedia a rotelle. E una bronchite asmatica con la tosse le toglieva quasi il respiro. Morì di polmonite l'8 febbraio del 1947 a Schio. Nella diocesi di Milano la sua memoria ricorre il 9 febbraio. La Chiesa, invece, la ricorda l'8 febbraio. Si rimane profondamente sbalorditi dalla storia di questa sorella, rapita già in giovanissima età, solo 9 anni, tanto da non riuscire neanche a ricordare il suo vero nome, nome Bachita, che vuol dire fortunata, che sembra quasi una presa in giro, verrà proprio dato dai rapitori, verrà venduta, verrà regalata. E io non so se ognuno di noi, ma penso proprio di no, può capire quale schiaffo alla propria dignità possa voler dire essere venduti o essere regalati, punita, deturpata nel corpo in maniera irreversibile. Eppure questa donna riuscirà sempre a mantenere una positività, ma da quando ha incontrato Gesù Cristo non vuole lasciarlo più. Ed è stata questa la sua vera libertà. Tant'è che lei stessa dirà: se incontrassi i negrieri che mi hanno rapita e quelli che mi hanno torturata, lei spiega, mi inginocchierei a baciare le loro mani, perché se non mi fossero accadute quelle cose, non sarei ora cristiana e consacrata. Sono parole di una grande santità che ci fanno rimanere sbalorditi, lo dico ancora una volta, perché noi chissà quale libertà cerchiamo. Molto spesso noi ci sentiamo prigionieri, accusiamo spesso anche Dio di privarci della nostra libertà, a volte accusiamo anche la Chiesa di metterci dei paletti che ci fanno stare scomodi, a volte accusiamo i nostri genitori, i nostri familiari, tutti contro una nostra libertà. Ecco, inchiniamoci anche noi a questo esempio di questa grande santa, Santa Bachita, affinché possiamo capire il valore della libertà che in effetti abbiamo, ma che non usiamo, soprattutto la libertà che ci porta al cospetto del Signore. La fede è la vera libertà e la verità è ciò che ci rende liberi. Per questo preghiamo, Santa Bachita, prega per noi.